Manuela. Andiamo a vedere qual è il titolo nel mirino della settimana. Ed eccolo qui, vedi, io, e per quello svegliamo subito il bianco e il nero, ho deciso di essere in linea con il titolo che hai scelto tu. Tu giustamente devi mostrare la tua imparzialità, anche perché bisogna dire, io non sono assolutamente tifosa di calcio, quindi posso prendere tra virgolette posizione, tu invece sei un tifoso e quindi sarebbe stato difficile per te vestirti in bianco e nero. Senza svelare la squadra del cuore, se vuoi lo puoi dire tu. Allora, però, detto questo, fatta questa premessa, perché Juventus oggi? Allora, Juventus innanzitutto perché è un titolo che anche per un fatto di tifo, non personale, ma credo che possa essere seguito da tantissimi trader, visto che è la squadra che se non sbaglio ha il più alto numero di tifosi in Italia. Ed è nel tempo, per chi avrà pazienza poi di vedere anche in maniera autonoma alcuni grafici, è un titolo che paradossalmente ha sempre risposto in maniera molto pertinente e precisa all'analisi tecnica, ossia mi spiego, si presuppone che titoli legati al mondo del calcio possano essere volatili e muoversi in maniera totalmente random, perché se perdi una partita o se vinci una partita hai degli introiti differenti, eppure invece il grafico nel corso degli anni di Juventus SPA ha risposto bene all'analisi tecnica e quindi adesso, proprio in questo periodo, è su un'area di prezzo che potrebbe dare ancora una volta in là per un ingresso, per un acquisto in ottica di medio periodo, perché ha dei livelli davvero, davvero interessanti che, se sei d'accordo, andiamo a vedere con il grafico daily. Partiamo dal Deli, assolutamente sì, ed eccolo qui. Prego. Allora, Juventus proviene da una lunga fase di downtrend, ha fatto dei minimi in area 0,25, 0,26 e da lì c'è una fase di accumulazione, ossia nonostante il tempo passi, quei minimi non vengono più rotti e vediamo come il prezzo abbia lavorato facendo una prima gamba rialzista nel mese di maggio, poi ha fatto uno storno e adesso sta di nuovo tentando di riavvicinarsi a quel livello che nient'altro è se non una resistenza statica che è posizionata a 0,41 centesimi. Ecco, quello lì è un po' un tappo, un soffitto che ha sopra alla testa e che se dovesse essere rotto al rialzo potrebbe decretare la fine del trend ribassista. E in questo periodo chiaramente titoli come Juventus, quindi legati al calcio, in una fase di notizie di calciomercato, quindi di bilanci, di spese, di introiti, sono sicuramente occasioni perché potrebbero offrire delle volatilità e potrebbe essere totalmente decorrelato dalla situazione generale dei mercati. Quindi credo che una rottura di rialzo di 0,41 centesimi potrebbe fornire un segnale rialzista molto molto interessante. Ok, allora abbiamo anche un altro grafico che ci mostra evidentemente degli spunti diversi. Weekly, eccolo qui, lo vediamo subito. Prego. Certo, ok, nel grafico weekly due sono le rette che ho tracciato, quella più in basso, quella obliqua, è un supporto dinamico che vediamo come in maniera estremamente precisa nell'arco degli ultimi 10 anni abbia in 3 punti sostenuto il movimento del titolo e a destra vediamo come appunto a maggio avesse fatto, diciamo anzi a inizio 2022 avesse fatto di nuovo quel minimo e da lì il prezzo fosse ripartito. E ora, appunto, ha la retta più alta, quella orizzontale, ossia statica, il famoso tappo di cui parlavamo prima, che se torniamo indietro nel tempo, sempre nel 2012, ancora prima nel 2009, era una resistenza statica, quindi un livello che una volta rotto ha dato poi successivamente delle spinte, degli strappi al rialzo molto molto importanti. Quindi credo che sostanzialmente se dovessimo ancora avere una rottura al rialzo di 0,41 centesimi, il titolo Juventus potrebbe avere una forte accelerazione rialzista e quindi va in watchlist. Ecco, esatto, lo stavo dicendo io, entra nella nostra watchlist con tutti i titoli nel mirino che ogni settimana presentiamo e che potete ritrovare sul nostro canale YouTube, quindi iscrivetevi così potrete avere anche tutte le notifiche del caso.